un grande uomo che ha avuto il coraggio di fare, pagando di tasca sua, ciò che tanti pensiamo di fare. Ecco, dice grande uomo, gran lavoratore, immaginiamo. Indubbiamente, questo è fuori discussione. Gente che si è fatta dal niente, che si è tirata su, si è fatta forse quattro soldi, non lo so, sono problemi suoi. Però non si può dare alla gente l'illusione di creare qualcosa e poi da oggi al domani portargliela via. Non va bene. Quindi comprende e non condanna il gesto di Martinelli. Assolutamente no, assolutamente no. Condannare cosa? Alla fine cosa ha fatto? Non ha fatto male a nessuno. Ha creato un po' di casino a chi? Ai pseudo controllori di questo Stato che sta andando a catafascio. È un gesto dato dalla disperazione. Io non riesco a condannare questa persona perché tra l'altro è una persona stimata, una persona, un gran lavoratore e si è fatto un gesto del genere perché era disperato. Questo dobbiamo ringraziare probabilmente il governo Monti. Ieri 5 suicidi. Io conoscendo il Martinelli sono stupito, cioè non è una persona, onestamente quando ho sentito alla tele che si trattava di Luigi Martinelli ho detto cazzo, vado io, se vado là io a fare il mediatore, dopo 5 minuti lo porto fuori perché no, adesso no, lo conosciamo tutti, non è una persona che può fare del male, era solamente un gesto di protesta. Io l'interessato non lo conosco, conosco la famiglia che è una brava famiglia e pensi che rientri nell'ambito della disperazione che hanno tanti per questa crisi. Speriamo che i politici ci pensi e anche noi. Una bravissima persona, tranquilla, normale. Penso che il gesto di ieri sia stato l'ennesimo gesto di una disperazione, di una situazione un po' in generale. Purtroppo chi ha dei grandi capitali con l'Agenzia delle Entrate può transare e la povera gente invece deve subire, fra virgolette, e deve pagare. Quando la gente rimane esasperata arriva a questo, per non dire che abbiamo 32 omicidi praticamente, qualcuno ce l'avrà sulla coscienza. Che è un bravo lavoratore, una brava persona. È che le tasse sono troppo alte e uno arriva alla disperazione. Quello che so io. Secondo me era una persona tranquilla, bravissima. Basta, non era uno che faceva queste cose di sicuro.